Questa iniziativa che abbiamo intrapreso si instaura in una sorta di coerenza istituzionale, in quanto noi diversi anni fa abbiamo contribuito come banca, insieme alla banca dell'amico Michele Albanese, a finanziare l'istituzione del processo civile telematico. Nell'estate scorsa, insieme al presidente della nostra banca, il dottor Antonio Calandriello, presentammo al presidente del Tribunale di Sala Consilina la nostra offerta per il pagamento, qualora ci saremmo fatti garanti, del pagamento delle spese amministrative del Tribunale di Sala Consilina. Adesso non abbiamo fatto altro che recepire quelle che sono le istanze che ci vengono dai nostri operatori di front office, dai miei colleghi, i quali hanno sentito la gente e hanno voluto che fosse fatta questa iniziativa, che è un'iniziativa, ripeto, estremamente civile e garbata, ma ferma nell'individuare una protesta della gente del Vallo di Diano, perché oramai i tempi sono, credo, purtroppo maturi per rendersi conto di essere stati nel tempo scippati di servizi, di istituzioni che poi hanno certamente un risvolto economico per il territorio. Il nostro istituto non entra in nessuna delle diatribe che ci sono sul territorio. Noi ci teniamo al territorio, siamo nati con il territorio, viviamo ogni giorno il territorio e riteniamo che un presidio così importante per tutto il Vallo di Diano non possa esserci strappato. E poi è una questione di orgoglio, l'orgoglio di essere del Vallo di Diano non può rimanere immobile di fronte a uno schiaffo che ci è venuto dato dalla politica in primis, per cui noi vogliamo fare fino in fondo la nostra parte attraverso la protesta, una protesta in effetti civile e attraverso tutti gli strumenti che abbiamo in nostro possesso di appoggio alle iniziative, quelle iniziative che non sono strumentali, perché siamo in un periodo in cui prepolitico e quindi non vogliamo in effetti che ci siano strumentalizzazioni. C'è un problema serio su cui la politica si deve interrogare, ma si deve interrogare prima di tutto la società civile. Noi stiamo perdendo tutti i presidi del nostro territorio ed è questa la discussione su cui ci dovremmo concentrare. La CISL è favorevole a tutte le iniziative che partono dal territorio per la salvaguardia di un presidio importante per la giustizia innanzitutto e per l'economia. Sappiamo benissimo che anche la materia commerciale nell'ambito dei tribunali è una materia importante, commerciale ovviamente in senso lato, e il contributo che offre questo istituto di credito, assumendosi, come dire, l'onere di testimoniare la partecipazione a una battaglia civile, perché di questa si parla, è importante, perché il rapporto che hanno le organizzazioni sindacali con i datori di lavoro non è necessariamente un rapporto conflittuale. Quando dei datori di lavoro, che le banche sono dei datori di lavoro, assumono delle iniziative, è fondamentale che il sindacato gliene dia atto. L'iniziativa della banca è sicuramente un'iniziativa che va nella direzione giusta, tanto più che viene da uno degli istituti di credito del nostro territorio, che sono presenti sul territorio e vanno nella direzione di voler far sì che il territorio parli una voce sola, una voce che vada nella direzione di trovare delle soluzioni che vanno verso lo sviluppo del territorio, non solo verso l'elaborazione di una recriminazione sterile e fine a se stessa, ma facendo degli atti concreti affinché il territorio, per il Tribunale e anche per altre iniziative, insomma, riesca ad avere una voce sola e una voce compatta e una voce che riesca a farsi ascoltare dove è giusto che venga ascoltato, quindi a Napoli o a Roma o piuttosto che a Bruxelles.